Prepariamo insieme questi muffin integrali ai frutti di bosco, senza latte e senza burro. In una ciotola rompiamo 3 uova e aggiungiamo 150 g di zucchero. Per questo particolare tipo di impasto, che è un po' più rustico, preferisco utilizzare quello di canna, ma se volete usare quello bianco va benissimo. Frulliamo per bene fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto, senza smettere di frullare, uniamo anche 80 g di olio di semi, 100 g di acqua e 280 g di farina integrale un po' alla volta. Infine aggiungiamo il lievito . Diamo un'ultima mescolata e l'impasto è pronto. Utilizziamo uno stampo da 12 muffin con i pirottini. Distribuiamo l'impasto nei pirottini. Per semplicità si può usare un porzionatore da gelato. Riempiamo ogni pirottino per i 2/3 perché poi lieviteranno in cottura. Potremmo infornarli già così e otterremo dei buonissimi muffin integrali. Però come decorazione io ho utilizzato dei mirtilli e dei lamponi che ho messo in superficie. Inforniamo a 170 gradi per 20-25 minuti. I nostri muffin integrali ai frutti di bosco sono pronti, perfetti per una colazione o una merenda buona e genuina.